Ben ritrovati amici di Gunpassion 95. Adesso facciamo un piccolo break con le armi semiautomatiche corte e facciamo vedere un'altra arma lunga a canna liscia. Come avrete notato, è un fucile a pompa e facciamo il nostro check di sicurezza. Il serbatoio abbiamo controllato in precedenza è vuoto e la camera di scoppio è vuota. E maneggiamo l'arma in sicurezza. Allora, questo qui è il Marocchi AGM. Il Marocchi AGM, innanzitutto facciamo una piccola introduzione storica su quella che è l'azienda armiera Marocchi. L'azienda Marocchi è stata fondata nel 1992 e inizialmente basò la sua produzione su armi a gas a CO2 e ad aria compressa. Poi si specializzò nel settore del calibro 12, in particolare dapprima con fucili basculanti sovrapposti sia da caccia che da tiro, e successivamente avviò la produzione in fucili semiautomatici, sia semiautomatici sia calibro 20 che 12, utilizzando il sistema inerziale di tipo Benelli. Negli ultimi anni ha iniziato la sua produzione nell'ambito della difesa con questa serie di fucili a pompa in sostanza. E la serie AGM è prodotta in quattro differenti versioni. Tutte quante sono caratterizzate da una camera di scoppio da 76 mm, quindi Magnum, camerabile munizioni Magnum. Queste quattro versioni dell'AGM sono l'AGM Tactical, che ha un calcio regolabile telescopico e una canna da 47 cm. Poi abbiamo l'AGM SWAT, con canna sempre da 47 cm, 6 colpi nel serbatoio più uno in canna e un calcio pieghevole. L'AGM Defense, che come possiamo notare dalla scritta del modello è questo che abbiamo in esame, che ha una canna più lunga rispetto ai precedenti modelli citati, ossia 51 cm di canna, un serbatoio da 7 colpi e un calcio fisso che arriva in dotazione però con questo calcio a pistola. Il calcio fisso con cui arriva l'arma è questo qui. Con relativo calciolo di gomma innestato. La versione Defense ha anche la possibilità di avere la versione Mariner, ossia cromata esternamente, che abbiamo qui in calcio fisso e che adesso vi faccio notare. L'ultima versione della GM, la quarta, è la GM Attack. Ossia ha una canna da 51 cm come la GM Defense, ma ha un'impugnatura fissa a pistola. Quindi arriva di serie solo con quella a pistola. Vi faccio vedere il modello Mariner con il calcio fisso, che è praticamente una rivisitazione solamente con la cromatura esterna. Adesso andiamo a vedere velocemente lo smontaggio dell'arma, che è praticamente quello regolare di tutti i fucili a pompa. Allora, andiamo a svitare il tappeto del serbatoio. Andiamo a sfilare la canna. Il maniglione. La relativa carcassa, maniglione con le slitte e l'otturatore. Una cosa che ho veramente apprezzato della GM, ho avuto modo, possedendo l'Optima Escort Time Guard, di compararlo con quest'ultimo. Innanzitutto è il peso, perché tutte e quattro le versioni hanno un peso sensibilmente inferiore rispetto all'Escort Time Guard. Per quanto riguarda la precisione, si va in tiro ai 25 metri o anche al dinamico in maniera molto molto fluida, come l'Hudson, quindi siamo intorno agli stessi metri comparativi. La cosa che ho apprezzato veramente molto rispetto all'Optima è la finitura dell'otturatore. Infatti l'otturatore è rifinito in maniera molto molto migliore rispetto a quello che è l'Optima, perché l'Optima è un otturatore rifinito dal pieno, senza ulteriori trattamenti di rifiniture esterne. Invece vi assicuro che questo, sia in prossimità del foro del percussore, sia dell'unghia estrattrice, sia del tenone di chiusura, risulta essere al tatto molto più liscio e levigato, quindi ha ulteriori processi di rifiniture esterne.
il che ne rende una grande importanza soprattutto per quanto riguarda l'azione di fluidità di sparo, cosa che ho veramente molto apprezzato rispetto all'otturatore più grezzo del mio Optima. Altra particolarità, il maniglione di armamento, molto più piccolo rispetto all'Optima, ma non per questo non è fluido nel suo movimento, riprende quelle che sono a grandi linee le caratteristiche del maniglione del Mossberg 500, con un'azione di sparo molto molto più forte. Particolarità, una volta camerato il corpo, come l'Optima Escort Timeguard, o si va ad agire sul grilletto e si abbatte il percussore, cosa che non mi piace fare a vuoto, oppure andiamo ad agire sulla levetta a sinistra, posizionata qui. Ed è tutto qui. Ragazzi, io spero che questa nuova recensione vi sia piaciuta. A breve un'altra corta nel canale. Ci vediamo alla prossima.